Domenica 22 ottobre 1978, liturgia solenne. Subito il saluto ai cardinali. Tra loro il vecchio primate di Polonia, una quercia indomita, si inginocchia, orgoglioso, commosso. E poi l'amico e stimatissimo teologo cardinale Ratzinger. Carol si presenta al mondo. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Quando pronunciai le parole "non abbiate paura", non potevo rendermi del tutto conto di quanto lontano avrebbero portato me e la Chiesa intera. Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra, è invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. E quelle parole appaiono come la fuoriuscita da un cattolicesimo catacombale, impaurito, sperduto. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. È l'annuncio di una fede viva, a viso aperto, non il Dio della sociologia, della teologia inquieta e annacquata, ma il Dio forte e misericordioso delle scritture, della certezza che consola, dell'abbandono che dà coraggio. Il Dio di Abramo, il Dio delle prove, della testimonianza, fino al martirio. E nuovo, giovane, forte, sembra il nuovo pastore, comunica sicurezza, fiducia, audacia. Lontanissimo dalla fisicità esile, timida, fragile, dei suoi due predecessori. Poi, in questa mattina mite dell'ottobre romano, Carol eccede, di nuovo. Rompe il protocollo e scende improvvisamente giù dai gradoni della basilica. Va ad gentes, incontro alle moltitudini. Poi, con un gesto istintivo, impugna con tutte e due le mani la croce pastorale e la innalza come un vessillo riscattato, un antico stendardo troppo dimenticato, come il segnale che è tempo di chiamare a raccolta il popolo di Dio, levare le tende e riprendere il cammino. Si portano sulle loro coscienze tante vittime umane. Devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta, non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può.